Dalla città alla natura, dalla velocità alla lentezza, dalla solitudine a relazioni autentiche. Ci sono molte persone che in questo periodo stanno pensando di cambiare vita insieme ad altri. Ma dove trovo altre persone? E poi i soldi? Come mi sostengo? E se fallisco? In Italia ci sono milioni di immobili, terreni e borghi abbandonati. E se in questi immobili oggi inutilizzati si creassero delle comunità ecologiche, solidali e belle? E se avessi trovato un luogo dove fare un primo esperimento, creiamo insieme un ecovillaggio. Il cambiamento è ora. Lui è Roberto, lei è Michela. Fino al 2010 lui era un producer di documentari. Lei lavorava in un centro per l'impiego, ma poi il grande cambiamento. Ciao, sono Roberto. Era il 2010 quando io e mia moglie abbiamo deciso di trasferirci in Umbria. Ci eravamo sposati da pochi mesi ed aspettavamo una bambina. L'Umbria ci richiamava molto. Ci eravamo sposati lì dopo aver fatto il cammino di San Francesco e sentivamo forte il desiderio di occuparci degli altri, diventare noi degli ospitalieri, accogliere i pellegrini di questo bellissimo cammino che attraversa la Toscana e l'Umbria fino a giungere a Roma. Abbiamo fatto il grande passo da soli. Ci siamo detti che altri sarebbero arrivati strada facendo. Avevamo costituito un'associazione, Che Passo, il cui intento era costruire un insediamento duraturo di uomini, animali e piante, dove le relazioni si basano sulla fiducia, la cooperazione e il supporto mutuale, ognuno con il suo passo e noi attenti al cammino intrapreso per non perderci. Intanto abbiamo preso una casa in affitto e l'abbiamo resa un laboratorio permanente ed aperto per sperimentarci nel nostro saper essere e saper fare, anche con altri. Nel tempo noi siamo maturati ed il sogno è cresciuto, fino ad arrivare all'acquisto di un terreno, Candeggiolo, con un casale e 7 ettari. Stiamo andando a visitare questo luogo. Ed eccoci arrivati. La vocazione che sentivamo e che assapravamo dal luogo, vivendolo in questi anni, era legato alla possibilità di costruire un insediamento sostenibile, in linea con i principi della permacultura, cercando di essere più autosufficienti possibili e ricavare dal proprio surplus produttivo risorse economiche o beni da poter in qualche modo scambiare. Siamo inizialmente partiti progettando con altre persone, ma i tempi forse non erano ancora maturi per qualcuno. Forse l'impegno economico e le energie richieste non incoraggiavano. E così anche questa volta, per non perdere questo sogno che ci appariva dinanzi, ci siamo decisi di arrivare all'acquisto da soli, io e Michela. Grandi sognatori certamente, ma in questi anni, in attesa che qualcuno si decidesse di impegnarsi nell'investimento, ci siamo dedicati alla progettazione di questo spazio, inserito alberi, installato una vigna ed esteso l'attività dell'orto. Negli anni abbiamo visto il numero dei pellegrini crescere progressivamente, ritrovare persone innamorate dell'energia del luogo, costruire un equilibrio economico con il minimo sforzo. Il cammino è sicuramente di grande nutrimento e le potenzialità sono ancora da esprimere. Le attività agricole sono ancora appena avviate e certamente il posto ispira per diverse attività educative anche con gli animali. Noi come famiglia ci siamo allontanati da lì già da qualche anno. Proseguiamo amici e amiche, andiamo a vedere la proprietà del Candeggiolo, un prossimo ecovillaggio che si creerà. Andiamo a scoprire. Sembro, non so se mi vedi, ma 40 robe sulle spalle ragazzi, vero videomaker. Queste sotto dovrebbero essere la vigna, guardate la vigna, sta qui. Credo che il terreno avanti, perché sono 7 ettari di terra se non ricordo male. Prossimo ecovillaggio in apertura, Candeggiolo, provincia di Perugia, comune di Città di Castello. Stiamo a intravedere la proprietà, la torre. Aspettavo più robi perché dopo 2 anni che Roberto non viene, invece tuttavia accessibile sopra. Qui vedo una sottoforma, credo, di orto, comunque di agricoltura. Potete vedere l'organizzazione che si trova lì. Abbiamo la chiesa del Candeggiolo, Candeggio, la chiesa di Candeggio. Eccola, questa è la torre. Poi abbiamo una prima struttura qui.
Poi, se ho capito bene, ci dovrebbe essere una struttura che è dietro alla seguente. Vediamo. Oh, ed eccola qua, la struttura. Il luogo è in vendita. 500 metri quadrati più altre strutture, 7 ettari, una fonte d'acqua e la strada percorribile fino alla proprietà. Noi ci vediamo il luogo ideale per una comunità non tanto grande, forse 10-12 persone, ma questo dipende dalla progettualità del gruppo e la visione che può emergere, che sappia nutrirsi e cogliere le opportunità agricole, sociali e spirituali che il luogo può esprimere. Due sono le caratteristiche fondanti di un ecovillaggio, il luogo e le persone. Il primo obiettivo di questo progetto è quello di mettere insieme persone che desiderano cambiare vita in natura con altre persone e immobili inutilizzati, che hanno tutte le caratteristiche per diventare degli ecovillaggi. Il luogo è un elemento, non l'elemento. L'elemento sono le relazioni. Io voglio supportare, raccontare il processo di creazione di una comunità. Una sorta di reality che faccia vedere il percorso, le difficoltà, i successi, le gioie e gli apprendimenti. Questo credo possa essere utile per tutte le comunità che stanno nascendo e che nasceranno. Per trasformare questo spazio abbandonato in luogo di vita, lavoro e comunità servono tre elementi. Competenze specifiche per ristrutturare e rendere sostenibile questo luogo e anche per accompagnare la nascita di una comunità. Abbiamo la fortuna che Roberto è un facilitatore di professione, si è reso disponibile a supportare e stare a fianco per i primi 6 mesi. Poi ci sarò io con la mia videocamera, con un po' di esperienze e competenze e con il mio sorriso. Il secondo elemento che serve è energia, volontà ed entusiasmo. La base è investimento economico. Sarebbe bello trovare degli immobili inutilizzati, adatti per diventare ecovillaggi, donati o in comodato d'uso. Io al momento non ne ho trovati. Se hai proposte, scrivimi a cumbo.bernardo@gmail.com. Per riprendere l'investimento iniziale, Roberto e Michele hanno fissato in 200.000 euro la richiesta iniziale. A questa cifra va aggiunta ulteriore economia per recuperare le strutture ed insediarsi. Un impegno, certo, che suddiviso fra più persone sarà meno esoso e darà più soddisfazione. Io sono convinto che la parte economica non deve scoraggiare. Se ci sono le competenze, soprattutto l'energia, la volontà, l'entusiasmo, arriva la creatività e l'universo risponde. E quindi ora cosa facciamo? Se non sei interessato o interessato a partecipare attivamente, potrai vedere i video di aggiornamento di questo progetto qui su YouTube. Vediamo dove ci porterà questo esperimento. Tanta curiosità! Se invece sei interessato o interessata a partecipare attivamente, nella descrizione sotto questo video trovi un breve questionario. Fatti avanti, compilalo! L'idea è quella di organizzare degli incontri online di prima conoscenza, poi vederci al Candeggiolo e poi, non lo so, vedremo in base ai bisogni e alle necessità che emergeranno dalle persone. Mercoledì 11 maggio, ore 21, faremo una diretta con Roberto qui sul mio canale YouTube per rispondere a dubbi, informazioni o chiarificazioni. Segnati la data e dai! Se può fa! Ora ti starai chiedendo giustamente, ma perché sei tutto incappucciato con la felpa? Perché io devo passare lì per fare la ripresa lì. Però ci sono gli spini. Quindi ora tu vedi solo la parte finale, no? Il video bello, ufficio di scollocamento, opportunità. Ma in mezzo ci sono gli spini, c'è tanto dolore che provo per te, per farti avere un'informazione che diventa azione. Bando alle ciance. Passiamo. Allora. Amici, amiche, allora, come passiamo? Io utilizzerei la tecnica sfondamento, vado. Ok, attenzione che ho più fatto. Ora devo fare l'inquadratura. Poi devo anche uscire. Bene. E ora bisogna uscire. Dove passiamo? Da qui proviamo. No,
Qui. Siamo da qui. Qui. Io pensavo di passare sotto e poi uscire. Proviamo. 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 Dai, Bernardo, forza. Dai. Non mollare. Ah, ci sono spini qui. Aiuto. Aspetta, dietro. Fondamento 1, 2, 3. Sono uscito sano e salvo. Porterò a casa questo risultato. Dedico questa vittoria a tutti voi che vi state seguendo. Non sono per nulla ferito. E alla prossima sventura.